Pino Di Meo, allenatore del Bisceglie, è una brutta battuta d'arresto per il modo in cui è arrivata. Ad un certo punto è sembrato davvero un match stregato per le tante opportunità non finalizzate e poi è arrivata in qualche modo la rete beffarda su Piazzato di Trotta. Avere 9 palle gol davanti alla porta non è da tutti. Sono dispiaciuto tantissimo perché non abbiamo alzato il ritmo, come dicevo io, abbiamo giocato sotto ritmo, però abbiamo avuto tante di quelle occasioni. Il portiere loro oggi non lo so che cosa è successo, ha fatto i super miracoli, ha fatto 4 parate clamorose, gli ho preso 2 palle, una traversa, non lo so, e oggi era tutto stregato, mi spiace tantissimo sinceramente. Come valuta la reazione e il modo di condurre comunque la partita da parte del Bisceglie dopo il gol che purtroppo ha deciso la sfida? Ma abbiamo avuto abbastanza palle gol, abbiamo avuto 4-5 palle gol, ripeto, avevamo Pignataro che stava al limite perché aveva problemi al tallone, non ho potuto farlo uscire, il campo era un disastro, però purtroppo doveva stare dentro, non c'avevo l'alternativa a lui e quindi ha dovuto stare dentro fino alla fine. Abbiamo avuto le occasioni, ripeto, uno ha fatto un Eurogol così, non ho mai visto fare un Eurogol così. Se quale partita quando dice oggi devi andare storto è andata storta. E queste sono le classiche partite che quando prima dei big match succede sempre questo. Ma sono dispiaciuto tantissimo proprio dal punto di vista proprio, mi aspettavo una grande reazione del secondo tempo, di vincere la partita perché ci strameritavamo di vincere. Poi a perderla direttamente è stata beffarda secondo me, è stata una beffa. Vi è naturale chiederle se secondo te insomma, la squadra ha un po' preso sotto gamba l'impegno o ha pensato già al big match di domenica col Molfetta? Io spero che non è successo questo, perché se questo è successo è grave. Invece secondo me non è successo questo, il problema è che oggi ci ha detto male, perché ci sono quelle partite che ti dicono male, però dal punto di vista del gioco non gli posso dire niente perché hanno giocato, hanno lottato, però bisogna alzare il ritmo, abbiamo giocato sotto ritmo, ci siamo accontentati, poi loro il secondo tempo si buttavano sempre a terra, non si alzavano mai nessuno, la partita è durata 10 minuti, infatti ha dato l'arbitro 7-8 minuti di recupero perché abbiamo avuto pure le occasioni nel recupero, sia con Bonicelli, con Pigna, con Sanchez, ne abbiamo avuto parecchie, non le sto a contare perché sono tante, veramente tante, e mi dispiace, però bisogna alzare la testa. Bisogna darci dentro, sappiamo che domenica abbiamo il grosso big match, sempre bisogna darci dentro, bisogna lottare fino alla fine, questi ti fanno capire che noi dobbiamo sempre stare concentrati al massimo, come se fosse una finale. Se noi la puntiamo su questo punto di vista, che siamo come se fossero finali, ne possiamo solo uscire bene.